Il regista Gabriele Salvatores firmerà un documentario sull'Italia ai tempi dell'emergenza coronavirus, prodotto da Indiana Production insieme a Rai Cinema. Viaggio in Italia, questo il titolo, sarà un film collettivo realizzato con i video girati a casa con lo smartphone dagli italiani. Coloro che decideranno di prendere parte al progetto dovranno filmarsi mentre raccontano le esperienze di queste settimane, le emozioni, i momenti felici, le paure e le aspettative per il futuro. I contributi dovranno essere caricati sul proprio profilo Instagram, poi taggare la pagina Viaggio in Italia il film e aggiungere gli hashtag Viaggio in Italia il film e Rai Cinema, oppure inviare il video all'indirizzo mail cinema@indianaproduction.com. Il 26 marzo, in esclusiva assoluta su Rai Cinema Channel, arriva Digital Life, diretto da Francesco Raganato. Il docufilm racconta come internet e il digitale hanno cambiato la vita di tutti i giorni e lo fa con oltre 50 storie che toccano diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare e condividere esperienze ed emozioni, ma anche terrorismo, il mondo dell'informazione e il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. Digital Life, prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo, è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita. Per l'emergenza coronavirus, Universal Pictures ha deciso di rendere Trolls World Tour disponibile in digitale non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia dal 10 aprile. In questa nuova e coloratissima avventura, Poppy e Branch si ritrovano alle prese con altre tribù di scatenati trolls che fino ad oggi non conoscevano. Se nella versione originale i protagonisti sono doppiati rispettivamente da Anna Kendrick e Justin Timberlake, nella versione italiana sono animati dalle voci di Francesca Michelin e Stash dei Deco. Nel cast vocale anche Elodie, la voce di Regina Barb, e Sergio Silvestre di Mini Diamante. Roma, il pluripremiato film di Alfonso Cuarón, vincitore di 3 premi Oscar e 2 Golden Globe, a partire dal 26 marzo arriva in DVD e Blu-ray distribuito da Warner Bros. Home Entertainment. Tra i contenuti extra della pellicola spiccano Road to Roma, un documentario sulla realizzazione del film con riprese dietro le quinte e un'intervista esclusiva al regista, lo speciale dedicato all'ambiziosa campagna promozionale per l'uscita cinematografica del film e al suo impatto sulla società messicana, e un documentario inedito con le attrici Yalitza Aparicio e Marina De Tavira ai produttori. Inoltre, entrambe le versioni on video conterranno un booklet con 2 saggi esclusivi della scrittrice Valeria Luiselli e dello storico Enrique Krause. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.